Quasi all'ultimo momento l'evento in corso del popolo per questa mattina è stato in forse, ma probabilmente sarebbe stato peggio per tutte le persone coinvolte dover rimandare o saltare l'evento che non la pioggerella caduta per tutto il tempo. Era dall'epoca Covid che la sfilata di carnevale organizzata con le scuole di Chioggia non veniva più organizzata ed era tanta la voglia delle insegnanti di dare questa opportunità ai loro bambini che questa mattina hanno deciso, in accordo con la dirigente del settore del comune di Chioggia, Daniela Ballarin, e con la Proloco, di sfidare il tempo, di indossare i costumi preparati per l'occasione e di dare il via alla prima sfilata di carnevale post-Covid. Circa 900 i bambini coinvolti e al loro fianco genitori, nonni, fratellini, zii a riempire la piazza. Sono giunti in centro da tutte le scuole per l'infanzia, frazioni incluse, a bordo degli scuolabus. Ogni scuola con un costume diverso, tutti belli, allegri, colorati, realizzati anche con materiali di recupero. Due i temi più gettonati, le api, cartina tornasole della salute ambientale, e il granchio blu che per una volta ha letteralmente invaso la piazza. Ma i complimenti vanno a tutte le insegnanti che sanno fare di ogni occasione un motivo di insegnamento. Al termine, il sindaco Mauro Armelao, la dirigente Daniela Ballarin e il presidente della Proloco Chioggia Sottomarina Marco Donadi hanno premiato tutte le scuole con un ex equo più che meritato e con la promessa che la tradizione della sfilata verrà ripresa anche negli anni a venire, sperando in una partecipazione ancora maggiore. Ci sono stati anni in cui i ragazzini presenti erano ben più di 1200 e la volontà sarebbe di coinvolgere il maggior numero di classi possibile. La sfilata, che ha visto le scuole ognuna presente con il suo striscione, era preceduta da una simpatica street band itinerante che ha portato allegria in tutto il corso. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.